Eccoci, siamo ritornati come vi avevo promesso. Effettivamente in casa 7 Gol cambiamo il tema, cambia anche il nostro titolo nel frattempo e diventerà l'Inter sfiora l'impresa. Ma perché? Come perché? Cioè, stavamo appassionandoci al tema del Napoli, lo archiviamo perché ha già vinto lo scudetto, dai, inutile andare avanti. Non è che ha già vinto, è inutile andare avanti. C'è il pullman scoperto già. Scusami, Napoli. Ma Antonio che piange. Però possiamo dire una cosa, che tutti noi siamo rimasti impressionati dal modo in cui è questo che ci porta a pensare. Però scusate ragazzi, abbiate pazienza, io purtroppo sono collegato e se mi parlate sopra non riesco a finire i concetti, ve lo chiedo proprio per cortesia. Allora, cioè, se noi ci appassioniamo è perché abbiamo capito che qualcosa di diverso rispetto al Napoli delle scorse stagioni, che anche se partiva bene e faceva dei buoni risultati in campionato, arrivava tra le prime quattro, qualcosa di diverso c'è. E questo qualcosa di diverso ti porta a pensare che potrebbe essere la squadra che vince. Non è detto che vince, Filippo, perché, come dici giustamente te, c'è tantissimo tempo e tutto può cambiare. Abbiamo visto anche negli altri campionati che a volte tutto cambia. Però al momento la squadra che impressiona di più è lei. Ma Marce, ma io sono d'accordo con te, ma chi l'ha mai negato? Ma io sono d'accordo con te, ma io non ho mai negato niente di tutto ciò. Anzi, io, considerando che sono molto in ritardo, addirittura spero che il Napoli vinca, quindi proprio in invidioso zero, perché sennò vincono loro e quindi preferisco il Napoli. Secondo me c'è un altro aspetto. Togliendo dal tifo, cioè avere una squadra così, che prova a rilanciare e tiene così in alto il calcio italiano, secondo me è un bene per tutti, perché dopo tu hai lo stimolo e l'obiettivo e cerchi di capire perché loro stanno facendo meglio. Cioè, o uno è tifa contro qualcuno, ma se non tifi contro, cioè ben venga. Cioè, io sono anche un ammiratore del calcio di Pioli, tanto ammiratore, e secondo me sono questi gli allenatori, gli esempi di seguire, cioè quelli che hanno un gioco. Sì. Poi guarda che, cioè, poi magari sicuramente ne parleremo. Hai perso col Chelsea, però chapeau, cioè comunque ha giocato a calcio però sempre. Anche lì, entrando nei numeri, Pioli, Antonio, dimmi se sbaglio, 10 partite di Champions, una vittoria. Io tanto l'esempio non vorrei seguire. Gioca a calcio, però gioca a calcio, ragazzi, capito? Però poi devi anche ottenere dei risultati. Cioè, io mi ricordo l'Inter massacrata quando arrivava terza o quarta nei gironi di Champions, ma e usciva l'Inter. Vedi che fai il paragone. Infatti se arriverà ultimo massacreremo anche lui. Che ti fa Inter, se esce si dirà che se comunque esce se lo dirà, lo diremo, se esce lo diremo. L'anno scorso è uscita da quarta, scusami. Te lo dico anch'io, guarda, se lo dico, è uscita da quarta. Quest'anno non esce. Te lo dico io già adesso. Quindi che se esco per me è un fallimento, cioè, te lo dico già adesso. L'anno scorso, obiettivo agli ottavi, l'anno scorso, ragazzi, l'anno scorso il girone assurdo, un girone assurdo, poi comunque assurdo, anche gli episodi arbitrali per un paio. Però vabbè, non voglio cambiare tema, perché però gli episodi arbitrali per voi valgono giustamente. No, valgono per tutti. Stati. E purtroppo quando invece siamo usciti noi e ci hanno derubato con lo Shakhtar, ci hanno derubato col Barcellona al Camp Nou sull'1-0 per noi, per tutti, ci hanno derubato con Real Madrid quando Hakimi viene spinto. Sono bassi anche per voi. Chi l'ha detto che sono bassi? Era solo Conte. Eccoci ragazzi, bello, perché noi durante la nostra pubblicità continuiamo a disquisire dei temi perché siamo realmente appassionati. Questa cosa mi piace molto, condividerla con voi ogni sera. È Antonio Vitiello che è indisciplinato. Antonio, però troppo basta, troppo scatenato. Ti mando anziché dietro la lavagna come a scuola, dietro allo schermo. Vero. Tra l'altro immagini super aggiornate, mi piace. Bravi ragazzi della regia. Detto questo, allora, l'Inter ritrova Lautaro e Gosens e attenzione, perché si sta parlando anche del rientro di Lukaku. Sembrerebbe, dovrebbe esserci. E cioè, gioca nell'Inter Lukaku, perché sei simpatico. Beh, te l'ho detto, guarda che cartellino giallo questo. Attenzione, lo schermo è molto vicino. E, dicevo, Lukaku sembrerebbe dover essere schierato da mister Inzaghi già con la Salernitana, anche se forse lo ritroveremo in panchina. Di questo dopo Filippo, che mi sta guardando con sguardo molto accigliato, ci darà ulteriori informazioni. Ah, io però so. Sì, tu. Su Lukaku però, proprio. Ragazzi, fatemi venire qua. È un disastro stasera. Però prima di farlo, guardiamo il calendario dell'Inter, Federico. Sì, andiamo a vedere allora il calendario fino alla sosta, se non sbaglio, abbiamo preparato per tutte le squadre, quindi
il cammino da qui ai, ai mondiali sostanzialmente. Vediamo un po' l'Inter che avversari avrà. Le prossime due di campionato sono con Salernitana e Fiorentina. Poi c'è il Victoria Pilsen, e quindi in caso di vittoria l'Inter lì chiuderebbe il discorso matematicamente per la qualificazione, trasformando così la partita di Monaco in una partita che non conta più. Quindi questo credo sia l'obiettivo. In mezzo poi la Sampdoria in campionato, e attenzione perché il finale prima dei mondiali sarà con Juventus e Atalanta. Quindi insomma è un calendario... è un calendario che va un po' in crescendo, secondo me. Cioè parte un po' più tranquillo, ma poi arriva, arriva alla fine con delle partite belle toste. Beh, Fede, molto dipende da Inter Victoria Pilsen, nel senso che poi per il Bayern dici. Sì, nel senso che poi la partita col Bayern diventa una partita dove devi fare bella figura e nulla più. Sì, però Juventus e Atalanta comunque... No, certo, poi però se diventa importante anche il Bayern, allora è un casino, perché poi hai Torino, hai Bergamo. Le prossime tre partite, adesso poi seguendo anche il discorso di Paolo di prima, io spero che la Fiorentina non si riprenda così presto, che possa riprendersi più tardi, perché abbiamo Salernitana prima e Fiorentina la trasferta di Firenze dopo, però... La testa sarà comunque rivolta alla partita alla di Champions. Per quello che vincere ieri sarebbe stato molto molto importante, al di là della qualificazione vicina, perché avrebbe chiuso i conti. Ti dava la testa libera per il campionato. Avrebbe eliminato due partite da questo calendario, nel senso che le dovevi fare, però le facevi senza doverti... senza dover fare tanti calcoli, ecco. Beh, Antonio, l'Inter però può ancora eliminarne una, nel senso che, come diceva Filippo, tu vinci la prima, poi la seconda a quel punto te la giochi sereno e ti concentri sulla Serie A. Ma sì, in effetti... E forse delle due, anche come ordine, l'Inter è favorita come incontro. Credo di sì. L'incontro chiave è stato ieri. Dove giustamente, dice Filippo, c'è il rammarico perché l'Inter ha avuto davvero 5-6 occasioni davanti al portiere, e quindi alla fine il pareggio potrebbe stare anche stretto all'Inter, però ecco, io insisto nel dire che probabilmente anche gli interisti stesso in estate si sono spaventati troppo di questo Barcellona, perché ragazzi è una squadra che negli ultimi anni ha esonerato tanti allenatori, gioca male, brucia i giocatori. Prende Frank Kessié, lo mette terzino, ma di cosa stiamo parlando? Scusatemi. Quindi probabilmente anche l'umore dell'interista in estate, quando sono usciti i sorteggi, sono stati un po' condizionati dal fatto del nome Barcellona, ma non è il Barcellona di qualche anno fa. Con questo non voglio sottrarre dei meriti all'Inter, perché ha ieri strameritato di pareggiare, ma poteva anche vincere. Ho qualche dubbio sul Xavi allenatore, a parte che in testa la Liga può venire, perché mi sembra tanto velleitario, cioè giocano tutti dall'altra parte, non c'è fase difensiva, non, voglio dire, però insomma, non dimentichiamo, perché adesso vedendo il calendario Filippo diceva sì, sarebbe stato meglio vincere, non dimentichiamo come era conciata anche moralmente l'Inter prima della partita d'andata, quindi voglio dire... Tanta roba, e secondo me va presa così. Io ti dico, la sensazione è che la squadra, davvero, col portiere, la crescita dei difensori... Si sia compattata. Sì, e anche una maggiore responsabilizzazione di gente che prima non vedevi mai giocare, no? Cioè, comunque hai fuori Brozovic, e però pian piano qualcuno vedi che arriva dietro, Aslani, Mkhitaryan quando fa le sue cose. Mkhitaryan molto bene, molto bene. Il gol dell'1-0 preso. Secondo me era stato un po' troppo conservatore e pauroso a volte Inzaghi nelle scelte, anche durante le partite. Ma che infatti adesso... ti ricordi che in conferenza stampa l'ha detto, ha detto addirittura che aveva pensato di giocare più chiuso. Cioè aveva detto e invece poi c'era l'idea... Jacque Dumfries, che vuol dire l'invito ad attaccare. No, c'era l'idea che non volesse... Non voleva, ha detto che poi lui stesso ha detto, poi non ho voluto far così perché sennò davo... Il segnale alla squadra di... Ma ha giocato chiuso, perché non ha giocato no, chiuso? No, però Marcello, con interpreti... Adesso non vorrei per un abbaglio, però ti ricordi che si parlava dell'utilizzo, che quando parli dell'utilizzo di Gagliardini evoca sempre Lazio-Inter, o le sostituzioni del derby del febbraio scorso, che non c'entrava Gagliardini, oppure le sostituzioni con la Lazio... fuori Lukaku e fuori Dumfries. Non le abbiamo più viste ste robe ultimamente da parte di Inzaghi.
forse l'ha capito, forse gliel'ha fatto capire la società, anche la storia di Handanovic. Secondo me questo è un aspetto da apprezzare molto. Ecco. Può darsi, però l'unica cosa che ho notato è che la squadra comunque ha fatto quadrato. Ed è riuscita a compattarsi nel momento decisivo, cioè nel momento in cui tu hai il dentro fuori quasi col Barcellona, tutti compatti, cioè la squadra si ritrova e fa una prestazione che comunque una prestazione orgogliosa, cioè poi lasciamo perdere gli episodi, però la prestazione è stata orgogliosa di una squadra che voleva il risultato quella sera. Quel risultato li ha fatti quasi rinascere, perché poi loro vincono col Sassuolo e vanno a fare anche una buona partita a Barcellona. L'unica cosa che io però trovo di questa Inter è che comunque prende tanti gol ancora, Sì, è vero. Cioè, però, ieri sera tre gol. Sì, no, Marce ha ragione su tutto. No? Quello che io posso garantire è che il gruppo squadra, i giocatori sono più uniti che mai. Lo erano l'anno scorso, ma si vede. Questo per segnare, è stato bravo Marcello a tirarlo fuori, perché ecco, emerge anche questo, perché se ricorderai c'erano voci, no, che arrivano anche dalla scorsa stagione. Sì. Insomma, che alcuni giocatori non digerissero Inzaghi, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato tante volte qui, no? Raccontando anche cose della passata stagione, le dichiarazioni di Çalhanoğlu. E invece, praticamente, con i fatti, anche con le dichiarazioni, in questo momento delicato, si sono messi con Inzaghi. Li hanno messi, lo saranno davvero, li ha messi nella condizione di essere. Non so se si sono messi con Inzaghi o si sono ricompattati loro. No, Marcello, ne parliamo dopo, però se le situazioni, la situazione fosse da soli ne parliamo. No, se la situazione fosse stata così grave nei rapporti tra i giocatori e Inzaghi, non ti saresti ricompattato, perché succedeva quello della Juve. Alla Juve, che ne dica o faccia finta di non saperlo. Che faccia finta di non saperlo il signor Agnelli per difendere le sue scelte. Alla Juve, no, ma ne parliamo, ma di Agnelli ne adesso parliamo. Adesso parliamo di Juventus, ragazzi. Io penso che sia una situazione diversa. I giocatori non sopportano. In conclusione, per quanto riguarda l'Inter, allora Filippo, rientra Lukaku, probabilmente per la Salernitana, forse lo vediamo già in panchina? Forse, un grande punto di domanda, cioè non c'è nessun tipo di certezza. Lukaku ha avuto un infortunio che lo doveva tenere fuori 3 settimane. Stiamo parlando di 50 giorni più o meno, sono 50 avrà giorni. Avrà avuto una ricaduta, Filippo. Sicuramente non è stato detto, ma nel recupero, ma lo ha detto, no, ma in realtà tra le righe Inzaghi lo ha detto in conferenza, c'è stato qualche intoppo, poi non sono andati nello specifico, però ce l'ha fatto capire. E noi Lukaku non l'abbiamo praticamente mai avuto, ha giocato 2 partite dove ha fatto un gol, ha preso una traversa, ha fatto un assist a Lautaro, dopodiché si è fatto male dopo un'ora con la Lazio, non lo hanno detto, ma si è fatto male durante la partita e poi in allenamento ha smesso di allenarsi e è andato a recuperare. Quindi non abbiamo mai avuto Lukaku praticamente, le prime 2 partite sono stati 6 punti e poi non l'abbiamo più avuto. Non lo so se torna con la Salernitana, sinceramente io non mi sbilancio più. Okay. Si parla di una possibile panchina e quando già parli di possibile panchina sai già più o meno la situazione qual è. Già ansia. E parliamo di Juventus dopo la pubblicità? Ma quindi? Federico! Sì, è arrivato il pareggio dello Sturm Graz, la Lazio che è in 10 per l'espulsione di Lazzari, insomma qui ha subito questo contropiede, ma era un po' nell'aria perché la Lazio da quando è rimasta in 10, peraltro secondo me ingiustamente, sta subendo e adesso arriva l'1-1, risultato che insomma crea problemi perché la Lazio questa partita la deve vincere, abbiamo visto la classifica, sono tutti a 5, è una situazione complicata, girone super equilibrato. A questo punto fa la differenza secondo me vincere le 2 all'Olimpico, cioè questa e l'ultima poi contro il Midtjylland, se oggi non vinci è ancora tutto aperto, no, però rischi.